Bella ragazzi, qui è Frezzindi che parla e oggi siamo di nuovo su No One Has to Die, un gioco bellissimo di cui ho già fatto due episodi. Andatevi a rivederli perché la storia è molto importante. Se non conoscete la storia, assolutamente non guardate questo video perché sono spoiler su spoiler rispetto ai video ovviamente precedenti. E questa volta l'altra volta abbiamo fatto la ending di Steve, in cui ci ha spiegato che adesso è l'ultimo termine per stoppare questo video, altrimenti faccio spoiler. Abbiamo scoperto che questa società comprava degli uccelli strani, li faceva imparare una frase, poi ne hanno comprati milioni e milioni, poi dopo un tot di tempo hanno comprato degli altri uccelli, uno di questi conosceva già la frase, hanno fatto passare questi uccelli su una macchina che li uccideva tutti, li ha uccisi tutti, circa 6 milioni ha detto. Tranne uno che, guarda caso, era quello che già conosceva la frase. Adesso facciamo la ending in cui lasciamo Cristina viva. Così. Ah no, com'è che faccio qua? Dobbiamo lasciare Cristina viva. Ah sì, ho capito. Bisogna fare avanzare lui così. Chiudiamo qua. No, veloce, abbassiamo. Ah, lui ha proprio fatto l'eroe. Guarda che carino che... Addio. Addio, Cristina. Vabbè, lui scappa, fugge. Fugge! Fugge ancora! Incredibile! E non si sa. Bene. Cristina è viva. Vediamo cosa ci dice adesso. Sarà molto triste, mi dispiace. Non... perché ho salvato lei... Non capisci, lui non ha mai fatto male a nessuno, in effetti neanche lei. E qua si scopre che in realtà Cristina ha fatto qualcosa. Ah, Troy, Lionel e Steve sono tutti morti a casa sua. Perché? Anche le security guard. Ah, è tutto un suo errore. Cos'è? Ha appiccato il fuoco? No, è stata Troy, infatti, sono Troy. No, lui non ha fatto niente. Non ho idea di cosa volesse dire. Ho appiccato il fuoco. Poi ho ucciso le guardie. Due guardie armate fino ai denti contro una ragazzina. Va bene. Va bene. From the start it was me. Ah, ha fatto tutto lei. No, è stato Troy, effettivamente. Potrebbe anche mentire lei. Come potrebbe anche mentire Troy, d'altronde. In effetti lei dice una cosa che ha senso. Se poi è stato Troy da piccare fuoco e tutte queste cose, perché stava cercando di salvarci? Non ne ho idea. Nessuno lo ce l'ha. Steve non doveva essere qui. L'edificio doveva essere praticamente vuoto. Qual è il motivo per cui ha fatto questa cosa? Qual è il suo movente? Volevo fermare qualunque cosa stessero facendo in questo edificio. E volevo anche uccidere Lionel. Prima che rovinasse la vita di qualcun altro. Cosa ha fatto Lionel? Lui e la sua Ah, hanno ucciso la madre di Cristina. Perché? Ah, sia lei che sua madre lavoravano. Ah, ho capito, avevano lo stesso nome. Quindi Cristina madre e Cristina figlia. Non sapeva cosa facessero. La madre diceva solo che facevano esperimenti. Un giorno è andata al lavoro e non è mai più tornata. Ma nessuno volevano cercarla, ma nessuno l'ha trovata. È stata la settimana prima. Hanno ricevuto una telefonata la settimana prima. Dicevano che erano molto dispiaciuti. La madre era morta nel mio esperimento. Scusa sto cazzo. Non ci hanno detto che cosa è successo. Ma dopo quando hanno spedito il corpo, il cervello era tutto tagliato. Era tagliato fuori. Proprio era tirato fuori. Volevano il cervello per fare degli esperimenti. Che schifo, l'hanno uccisa così da poter fare degli esperimenti. Non può, giustamente, la vendetta.
è per quello che ha iniziato a lavorare qui, sapeva chi era stato e voleva fare questa cosa, voleva uccidere Lionel. Da quando è qua ha cercato di scoprire che cosa ha fatto sua madre, ma non è arrivata da nessuna parte, non ha scoperto niente. Lei sapeva che facevano qualcosa di strano. Soprattutto visto che Lionel in questo giorno veniva a visitare la compagnia. Ah, ho capito. Steve non doveva essere qui a fare gli straordinari. E ora è morto. Li ha uccisi tutti. Non dire niente. Niente può aiutare. Lei si muove, continua a uscire. E verrà arrestata e riceverà quello che si merita. Per essere onesti, non ho idea di dove sono. Buona parte dell'edificio è off-limits normalmente. Ho capito. Cosa molto strana comunque. È come se avessero degli scheletri nell'armadio da nascondere. Oh, c'è un file blu. Ah, è quello che abbiamo visto l'altra volta con Steve, probabilmente. Oppure un altro? Ah? No, un altro rispetto a quello che aveva già visto all'inizio, sì. Sì, questo lo sapevo già. Lei comincia ad andare avanti, senza fuoco, ovviamente non c'è fuoco. Aspetta un secondo. Ah, una grande porta metallica. Ah, c'è una grande porta metallica che deve aprire. L'ha aperta. Dice entrata Tempest. Che cos'è? Non lo so, non ne ho idea. C'è una porta. Sembra strano. Ci va, entra comunque. Dimmi cosa trovi. Segnale perso. Ahia. No. Cosa è successo? È tutto. Va bene, va bene. Cristina in coming to find you. Sì. Visita disconnessa. Ah, Cristina End. Così abbiamo anche visto che Cristina. Questa volta abbiamo saputo poco niente alla fine. Non abbiamo aggiunto conoscenze oltre a quelle che già avevamo. Vediamo un po'. In questo cosa. Chi avevamo ucciso? Ah! Dobbiamo lasciare vivo Troy questa volta. Ho capito. Torniamo da capo e lasciamo vivo Troy. L'altra volta avevamo ucciso Troy e quindi questa volta lo salviamo. Facciamo così. Povero Steve, l'unico che in realtà non c'entrava niente deve morire per primo. Mi fa pena. È un po' una testa di cazzo, però. Però mi dispiace, dai. Alla fine era l'unico che non c'entrava niente. Adesso devo ancora capire cosa c'entra, cosa ha fatto Troy. Perché se realmente è stata tutta Cristina, lui cosa. Che ci fa lì proprio? Giustamente perché mi hai salvato. Perché hai lasciato che Steve morisse. Potevo salvare solo di uno e Troy conosceva il codice. Leone, ora stiamo ragionando, ora si sta parlando bene. Ah, non farò niente per salvare nessun altro d'ora in poi. Molto bene. Come sapevi il codice di sicurezza? Ho cercato il corpo delle due. Ho cercato, sì. Ho controllato il corpo delle due guardie. Questo è meglio che non sia uno scherzo o un giochino. Bene. Cosa hai trovato? Ah, una delle due guardie stava tenendo un file blu, quello che avevamo visto prima. Ah, il file blu contiene il codice di sicurezza. Va bene. Ho trovato il codice quando li uccisi. Bene. Perché hai fatto questo? Perché ci hai letto il codice? Invece di chiedere domande stupide, perché non ho cercato un modo per uscire? La stanza principale è completamente bloccata. Ci dovrebbero essere delle scale vicino a te. Molto bene, stanno salendo. Tutti felici. Tra l'altro, nessuno sembra interessarsi a un baffo del povero Steve morto. Poverino, veramente. Fa pena adesso. Allora. Ah, che cosa fa questa compagnia? Ah,
Non sprecare il tuo fiato, non lo dirà nessuno. Ma forse tu potrai spiegare. Non c'è niente da spiegare. Lei, da parte da presupposti assurdi, è una bugia e tu sai cosa fanno. E giustamente io gli chiedo che lavorano entrambi qui, dovrebbero sapere quello che fanno. Tu dovresti sapere. Tu dovresti pensare. Bah, non so. Sì, la compagnia compra e vende roba in grande quantità, ma c'è qualcosa di segreto sotto. Molto bene. Riguarda tipo che cosa? Troy dice Candidate Cristina e Troy. Ah, va bene. Cristina è un nome bello. E il tuo nome? Ah, attenzione! Troy sa che il nome di Cristina è anche il nome della madre di Cristina. E infatti lei è sorpresissima. Come sai il nome di mia madre? Dimmelo adesso. Dannazione, dimmelo. Devo uccidere qualcuno, Cristina o Troy? E come faceva a sapere anche questo? Come faceva a sapere il codice? Come faceva a sapere tutte queste cose? Te l'ho detto. Io so tutto. E allora perché non ce lo dici? Oh. Terminato, dimmelo adesso. Non dirò niente, cioè, lasciami morire. Va bene, mi toccherà uccidere qualcuno. O Cristina o Troy. Va bene. Tanto, prima uccidiamo uno e poi uccidiamo l'altro. Facciamo morire Cristina. No! Ma sono un idiota. Così faccio morire Troy. Va bene, facciamo morire Troy. Sarà l'episodio successivo che farò morire Cristina. Allora, quindi facciamo passare l'acqua. Ecco fatto. Troy è morto. E siamo a posto. Cristina e Lione sono vivi. Vediamo un po'. È morto Troy. Abbiamo finalmente ottenuto quello che volevamo. Molto bene, era un maniaco e ha ucciso quattro persone. E sarebbero sei se non si uscite qua di fretta. Ho trovato le scale anch'io. Bene. Sei sicuro che non avesse in effetti qualcosa da dire? Che non stesse rivelando qualcosa? Cosa intendi con questo? Troy probabilmente voleva che la Phoenix Corporation finisse di fare qualunque cosa stesse facendo. E io che sembro il più pialla di tutti dico, ah, sembra aver senso. No, è impossibile, è molto confidenziale. Non ti sembra un like a slip of the tongue? Un tipo qualcosa che gli è sfuggito? Ah, di nuovo, devo ammazzare tutti e due. Musichetta triste, quindi vuol dire che nessuno di noi vivrà. No, tutti e due morti. Non è molto giusto, in effetti. Quando tutti e due sono morti, Troy era un assassino che noi sappiamo in realtà non essere. Riguardo Steve, in effetti, finalmente si parla di Steve. In ogni modo, addio, addio, addio. Molto bene, addio a tutti. E con questo massacro si concluderà anche il nostro episodio. Bad end. Con questo massacro si conclude il nostro episodio. Manca poco per scoprire la verità. Probabilmente mancano soltanto più due vie, che ecco queste due qua, che vedrete nel prossimo episodio. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Niente, addio, bella gente. E che cazzo? No, no! Va bene. E adesso? La radio! La radio! Dov'è la radio?